Polpetta Gatto Postino. Bufficats, vi prego, massima concentrazione. Il gioco del gattelefono richiede attenzione. Se seguirete le regole per benino, il vostro premio sarà un croccantino. Un croccantino? Sì, sono pronto a vincere. Cominciamo! Milady, la parola segreta è... Lampo, la parola segreta è... Tocca a te, Polpetta. Ecco il foglio, canto. Polpetta, per capire se davvero stai vincendo, di l'immagine che stai vedendo. So che cos'è, una torta. Con tutte le possibilità dalla A alla Z, Pilù, qual era la parola segreta? La parola era a casa. Non è colpa mia, guardate questo disegno, sembra una vera e propria torta. A me sembra una casa. Sì, una torta a forma di casa. Dai, Polpetta, se pensi solo al cibo non vincerai mai. Il gattelefono è troppo difficile. Il mio gioco preferito è portare la posta a Nonna Pina. Così vinco sempre. Che cosa vinci? Croccantini e coccole. Oh, Polpetta, grazie per avermi portato la posta. Che bravo amicetto. So come ringraziarti. Croccantini e coccole. Cartoline, bollette, ma nessun invito alla festa dei fiori. Speravo proprio di poterci andare quest'anno. Oh, oh. Ma questa busta non è per me. Mi è stata consegnata per sbaglio. Domani la riconsegnerò al postino, così la darà al suo destinatario. Ehi, posso riconsegnarla io? Così come ricompensa riceverò ancora più croccantini e coccole. Ma come posso fare a capire a chi devo portarla e a quale indirizzo? Ehi! Oh, scusami, boss. Guarda dove vai, Polpetta. In realtà non so dove devo andare. Davvero? Vai da Coppi il gatto poliziotto e fatti arrestare prima che tu ti perda. Oh, è un'ottima idea, boss. Coppi conosce tutti in città e mi dirà chi devo consegnare la busta. Oh, grazie, grazie. Non ringraziarmi, gattaccio pulcioso. Croccantini e coccole, sto arrivando. Cosa hai in mente, Polpetta? Meglio seguirlo e tenerlo d'occhio. Ciao, Cop, come va? Mi aiuteresti a trovare il destinatario della busta? Certo, un gatto poliziotto sa come reperire gli indizi. Guarda, Polpetta, c'è un francobollo con delle spighe di grano. E quello è un indizio? Sì, il mio fiuto mi dice che il destinatario di quella busta è nella fattoria. Mai sentita una cosa così assurda? Oh, grazie, Cop, ci vado subito, così avrò croccantini e coccole. Questa sì che è un'idea, Polpetta, ma sarò io a ottenere croccantini e coccole. Rubando quella busta. Baby.
Ho girato per tutta la città e non ho ancora idea di chi sia il destinatario della busta. E ho tanta voglia di croccantini e coccole. Anzi, no! Ho proprio fame di... spaghetti e polpette! Polpetta, dammi quella busta! È mia, finalmente! Boss, ma che stai facendo? Sarò io a consegnare la busta e ottenere tanti croccantini e coccole solo per me e basta! No, boss! Per favore, ora ridammi quella busta! Scordatelo, baffi perdente! Tu credi davvero che riuscirai a fermarmi? Non io! Il cancello! Farai perdere le mie coccole e i miei croccantini! Devo riprendere la busta! Stai alla larga da me, polpetta! Qui è pieno di trappole pronte a scacciare via i gatti come te! Ma io devo prendere quella busta! Quella busta è mia! Ci sono quasi! Non puoi più sfuggirmi ormai! No! La busta è volata via per sempre, insieme ai croccantini e alle coccole. Le mie coccole e i miei croccantini! Ah, è una giornata perfetta per il golf! Cosa? Questa cos'è? Posta aerea! Vediamo un po'. È indirizzata a me. Non posso crederci. Ho cercato il destinatario della busta per tutta la città. Ed era solamente Winston, il mio umano. Ah, stanno invitando me alla festa dei fiori della città. Non ci andrai mai e poi mai! Io odio i fiori e il loro dolce e delicato profumo! Polpetta, per colpa tua ho perso un sacco di tempo e non ho ottenuto niente! Winston ha gettato via l'invito alla festa dei fiori! E sono ingabbiato nella mia stessa trappola! Sono ingabbiato anch'io! Ma siamo due gatti nella stessa gabbia! Wow, sei un vero genio, Polpetta. Non sarò un genio, boss, ma tu devi smetterla di fare il bullo. Se ci aiutassimo, potremmo liberarci insieme. Non ce la faccio. Solo. E va bene. E adesso ognuno per la sua strada. Per oggi ne ho abbastanza di te, Polpetta. Forse se porto l'invito alla nonna posso ancora ricevere croccantini e coccole. Polpetta! Città! Ho sempre desiderato andarci! Io adoro i fiori, ma non avevo mai ricevuto un invito prima d'ora! Grazie, Polpetta! Che pensiero gentile! Ti meriti tanti croccantini e coccole!
Croccantini e coccole. Missione compiuta. Iscriviti al canale.